Quello che state per vedere è il racconto di una pescata notturna tra amici, senza alcuna pretesa se non quella di staccare un attimo la spina dalla frenesia del lavoro e divertirsi. I protagonisti di oggi sono Stefano, romano che vive in Sardegna ormai da anni. Poi c'è Mirko, un fortissimo pescatore e proprietario di un negozio di pesca a Monserrato. E ovviamente io. Mirko è geloso perché l'altra volta col pasturatore ho preso delle orate carine e stasera ha detto no, le voglio prendere anch'io. Vediamo se riusciamo a superarci. Speriamo. Visto che non devo andare al lavoro alle 3 di notte, probabilmente. Ce la faremo. Allora, Mirko intanto ci fa vedere la montatura con un galleggiante da 6 grammi, giusto? Sì, da 6 grammi, perché lì ci sarà molta corrente e dobbiamo cercare di contrastarla un attimo con un galleggiante abbastanza pesante. Ovviamente qui toglieremo e metteremo uno starlight, esatto. Fisso, non un galleggiante sostanzialmente scorrevole. Andiamo a mettere il tubicino, poi ovviamente utilizziamo come finale, andiamo abbastanza pesantucce, 16-14 perché ci sono degli ostacoli. Gli amettini, questi qui, misura 14, questa in realtà è una misura più piccolina. Questi sono, questa serie qui è robusta perché le orate hanno un brutto viziaccio, vero Mirko? Esatto, poi lì spesso e volentieri arrivano delle sorprese importanti, pesci da chilo e mezzo, 2 chili, insomma. Attenzione, io amo preparare la canna, però ovviamente quando si va a pesca con una persona molto esperta è bello anche imparare qualche trucchettino in più. Anche se vedo che Mirko sta facendo una montatura che è molto semplice, quindi galleggiante che praticamente è fisso, andiamo a mettere una torpilla, una piccola girella e poi un finale lungo quanto, Mirko? È un metro di finale. Ah, un metro di finale, quindi abbastanza svolazzante. La cosa più importante sarà il punto di pesca e sicuramente la pasturazione. Mirko, sto notando che il galleggiante è da 6 grammi, ma tu hai messo 6 grammi e 75 di piombo. Esatto. Perché? Perché conosco benissimo questa azienda e so che il galleggiante non tara perfettamente 6 grammi, ma qualcosina di più. L'orata, soprattutto di grandi dimensioni, è un pesce estremamente sospettoso, dà delle mangiatine stupidissime e se sente la minima trazione molla. Quindi il galleggiante deve essere tarato alla perfezione, come sta facendo Mirko. E ora ci fa vedere la spallinata. Intanto io ho preparato il finale. Ci ho messo 2 secondi perché gli ami hanno l'occhiello che ci consente di fare una legatura più semplice, tanto non impatterà sulla presentazione dell'esca. Allora, abbiamo fatto una bulk raccolta perché nel posto dove stiamo andando a pescare oggi la corrente è spesso molto forte, quindi cerchiamo di tenere il più possibile l'amo attaccato al fondo. Gli diamo lo svolazzo, sì, però abbiamo bisogno di un punto fisso che permetta all'amo di rimanere in pesca come vogliamo noi. Quindi a pochi centimetri dal fondo, ma lontano dal nostro bulk, esatto, giusto? Esatto, bravissimo. Va bene, basta, abbiamo parlato pure troppo. Ora andiamo al porto. A che porto andiamo? La Marina Piccola. Marina Piccola, se troviamo parcheggio. Andiamo, ci spostiamo col gommone e cominciamo a pescare, sperando che i bigattini non siano scappati per tutta la macchina. Speriamo di no. Il piano è quello di partire dal porto di Marina Piccola, circumnavigare la sella del diavolo e arrivare sul punto di pesca, vicino ai filari esterni delle cozze, dove speriamo di trovare le orate. Grazie dell'aiuto, ho fatto cadere le pizze che diventa marmellata. L'ospitalità dei santi è proverbiale. Mamma mia, a momenti muoio. Ti ha preso, è entrato, tranquillo. Sì, sì, mi ha mollato 4-0. Anche perché siccome sei pratico, capito? Buonasera. Dopo le consuete manovre per uscire dal porto e dopo una lunghissima navigazione nella quale rischiamo di prendere in pieno uno scoglio affiorante, finalmente arriviamo vicino ai filari delle cozze con la bellissima Cagliari sullo sfondo. Siamo quasi arrivati, dietro di noi i filari delle cozze esterni e col mincode ci avvicineremo piano piano. Non vedo l'ora! Le orate amano mangiare tra i filari delle cozze e sono capaci di fare dei danni incredibili, ma non si trovano però in tutti i punti. Quindi Mirko, qui c'era un ponte? Sì, qui c'era un ponte vecchissimo, è stato demolito per poi costruire l'altro ponte nuovo che sta là. Eccolo lì. E quindi le fondamenta sono rimaste giù? Esatto, qui sono le fondamenta che non hanno mai tolto e noi pescheremo tutto attorno a queste fondamenta qua. Dove ci sono le oratone? Esatto. Intanto Stefano ci sta portando sul posto perché Mirko ci ha portato dall'altra parte del mondo. Perché Stefano? In realtà... preso la rincorsa, lo fa. Ogni tanto lo fa. Mi stai contando? Vai. A che stiamo? Siamo al terzo. Dobbiamo andare, non lo diciamo. E così, dopo aver preparato i bigattini superstiti, acceso gli starlight,
tirato fuori le sedie da campeggio, ma soprattutto misurato il fondo, possiamo finalmente cominciare a pescare. Tanto c'è Stefano, ma non so che sta preparando. Sto facendo il terminale. Stai facendo il terminale, ti ho colto così, di sorpresa. No, non mi guardate, ho tutti questi accrocchi in testa, ma sono indispensabili per registrare di notte, purtroppo. L'innesco è davvero molto semplice e si fa con soli 3 bigattini sull'amo. La pasturazione è necessaria, ma tanto ci pensa Mirko a quella. Dopo poco cominciano a vedersi i primi risultati. Com'è Mirko? Piccolina. Mamma mia, proprio piccolina. Sì, da rilascio solo. Da super rilascio. Facci vedere, va. La montatura di Mirko funziona alla grande e tra orate, qualche piccolo sargo, ma tantissime mangiate troppo timide, sicuramente di orate più grandi che schiacciano soltanto il bigattino, alla fine abbocchiamo pure noi. No, allora, se la seconda volta non capivo che non gli è chiaro della prima. Dai Emil, il momento più bello, pure Stefano. Galleggianti, sono lì. Ma sei un maestro? E cosa c'è di più bello di una pizza e una birra tra gli amici a pesca, parlando del più e del meno, mentre di tanto in tanto mangia qualche orata? Però sono le 11 di sera e comincia a venirmi un terribile sospetto, dopo una domanda tra le righe di Stefano che non mi convince molto. A un'ora umana o non umana? Un'ora. Mangerà. A lavoro domani. Eh sì. Che ora devi andare a lavorare stamattina? Sì. Perché? Devi volare. Eh sì. E così, dopo aver investigato più a fondo, scopro con orrore che Mirko e Stefano hanno intenzione di pescare fino alle 6 di mattina, ma io domani devo andare al lavoro. Allora, la corrente ci ha girato, però il grande Mirko ha lasciato il galleggiante in acqua, quindi vediamo dove abbiamo un riferimento. La fregatura! E che mo mi sono fregato io, perché io prima pescavo vicino ai filari e ora sono quello più lontano. Cazzarola. Mirko te sta a mangiare? Per fortuna che la corrente ci gira all'improvviso e i pesci cominciano a mangiare più raramente, infatti la pastura si trova da un'altra parte. Forse riesco ancora a salvarmi e tornare a casa presto. Vedi, non ci sono loro. Nella successiva ora, infatti, tiriamo su pochi pesci rispetto alle ore prima, sempre tutti molto piccoli e sempre tutti ovviamente da rilascio. Allora Mirko, abbiamo tirato su 2 pesci contemporaneamente, ma sono tutte oratine finora. Vediamo un po' gli ametti che stanno funzionando, guarda, guarda. Benissimo. Benissimo. Guarda, una volta che prendi il labbro non lo togli più. Via. Ciao ragazza. Con Stefano, me, Mirko. Alla fine qualche ratuzzo è uscita, ma porca miseria, ce ne stiamo sudando, eh? Ma le mie speranze di tornare a casa presto si infrangono quando i galleggianti cominciano di nuovo ad andare giù bene. I pesci sono tornati. C'è? Bellina? C'era. Si è fermato a pace la GoPro la festa. E dopo una bella orata, che perdo per cercare di accendere la GoPro, come dice giustamente Mirko, un'altra più grande ci rimane. Prendete la nassa per le aragoste! No, dai, sicuramente serve un godino. C'è. Questo è più degno. Questa è bellina. Questa di quelle lì. Ributtamolo a mare, vai. Minchia. Beh dai, sono stato bravo? Bravo. Mate. Beh, è stato l'unico pesce carino di tutta la serata. E si è già slamata, però la Mino ha fatto il suo dovere, eccolo qui. Dai su, mo tocca a te. Stefano, Mirko, Ma proprio quando sto per perdere le speranze, un alleato inaspettato mi salva. L'umidità. Cominciamo infatti a morire di freddo e siamo costretti ad andare via. Niente, va, stiamo ritirando tutto perché è scesa un'umidità che ci sta ammazzando. Purtroppo le orate stasera sono state timide. Le abbiamo intercettate
per una decina, ventina di minuti. Prima l'ha preso Stefano, poi l'ha preso Mirko, e poi alla fine l'ho preso pure io mentre riprendevo. È uscita una un po' più grandicella, diciamo a fortuna secondo me, perché non l'abbiamo mai avute sotto. No. Ma torneremo perché Stefano ci ha promesso e ci riporta con la barca. Vabbè dai, noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ma la gioia di fare una pescata in amicizia vale più di qualsiasi pesce, di qualsiasi orario allucinante. E ve la riassumo in questa clip registrata di nascosto. Ma devo levare? Sono un po' mezzo al c***o, Non è colpa mia. Scusa Mirko, che c***o di tiro è? Non è più la minchia. Aspetta. Con l'imbalzo. Aspetta, me levo. Era per cagare il c***o a lui, no? Già ci sei riuscito. Non è che abbiamo fatto finta di niente. Dimmi quest'altro. Cazzo, quello è un bel tiro. Prendete me come riferimento, non rompete c***o. Sei il numero uno. Ma va a c***o. Campione del mondo. Ecco. Se ci vedessero tutti e tre in barca qua. A me mi chiudono il canale YouTube. Tiè, guarda. Ma tocca a me. Aiuto. No, ma tocca a me.